Allora, eccoci tornati in diretta pomeriggio con noi. Siamo in rigorosissima diretta, sono le 16:33. Allora, Deborah, mi è stato detto nel fuori onda che la politica è un po' come la cucina, ha i suoi tempi. Insomma, è il terzo giorno di votazione e ancora non si è deciso il capo dello Stato. Sai chi me lo ha detto? Sentiamo. Il professor, il nostro ospite in studio, il professor Girelli, che è qui insieme a noi. Buonasera, buonasera, un caro saluto a tutti i telespettatori e grazie davvero per l'invito. Grazie a lei per essere tornato, docente di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi Niccolò Cusano. Ma non Poi è il altri nostro ospiti. unico ospite, infatti abbiamo anche in collegamento con noi il direttore della nostra TV, il direttore Gianluca Fabi. Buon pomeriggio, direttore. L'ho detto, Pomeriggio, Deborah, direttore. non ti ricordavi il nome? L'ho detto, si è No, sentito? era Pensavo di emozionata, no, direttore, l'ha vista e si è emozionata. Che ci possiamo Pensavo di no, fare? invece. Vabbè. Buon pomeriggio a voi e a professor Girelli. Grazie. Ma non è l'unico No? ospite, infatti abbiamo anche in collegamento Nicola Oddati della Segreteria Nazionale del Partito Democratico. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Buon Dati. pomeriggio a voi. Allora, abbiamo visto questa giornata veramente un po' come quella di ieri, se possiamo dirlo a grandi linee. In realtà sono stati tanti gli astenuti e diverse le schede bianche, 600, 261 le bianche e 441 invece gli astenuti. Con Mattarella che intanto prende 116 voti, Infatti, insomma, dato non importante. pochi, non Eh pochi. no. Partiamo dal direttore Gianluca Fabi. Cosa significano queste schede? Ma significano semplicemente che c'è una nuova, come dire, fase di astensione, chiamiamola così, da parte dei partiti che non prendono posizione, non hanno evidentemente ancora trovato un accordo. Simbolicamente potremmo dire che diciamo sarebbero sicuramente tutti felici di un ritorno di Mattarella, visto che continua a prendere voti e anzi sale con i voti giorno dopo giorno, però è chiaro che l'ipotesi di una Mattarella bis, diciamo così, viene considerata un po' l'estrema ratio, ancora possibile, ma sicuramente una possibilità che dovrà in qualche modo intervenire proprio se da questo punto di vista ci saranno, come dire, dei problemi sui Certo, nomi, su certo. alcuni nomi che però adesso si fanno avanti se venissero confermati, soprattutto quello di Sabino Cassese e della Belloni, che sono due Certo. veramente persone Dei di nomi che grande due grandi di grande autorevolezza. Sabino Cassese è uno dei più grandi costituzionalisti italiani, qui il professor Girelli ovviamente ci potrà dare conferma. La Belloni è stata la prima donna a guidare i servizi segreti, insomma, quindi La nostra ecco, non potete che... 007. Esatto, forse, come dire, se ancora a livello cinematografico abbiamo ancora tutti i maschietti, lei è considerata la prima 007 protagonista di genere femminile. E su Direttore, questo sembrerebbero esserci delle aperture, però vediamo e sentiremo tra l'altro anche Oddati su questo. infatti, Oddati, su questo che ha detto anche il direttore, su questo Mattarella bis, queste schede bianche segnano divisione, segnano contrasto o significano anche un po' di speranza nella ricerca di un altro nome? No, oggi i partiti hanno deciso, i grandi partiti, di non esprimere un orientamento ancora, perché si sta ancora discutendo, si sta trattando. Il centrodestra si è astenuto, ci sono quindi 460 schede di astenuti. Il centrosinistra in gran parte ha votato scheda bianca e una parte ha votato per Mattarella, che è anche un tributo, diciamo, al settennato molto importante che il presidente Mattarella ha fatto. Complessivamente, una parte magari avrei espresso anche altri voti, complessivamente però questo dimostra che c'è ancora una ricerca in corso. Questa ricerca mi pare si stia piano piano avvicinando verso una possibile soluzione. Intanto c'è una soluzione diciamo, sul metodo, cioè siamo arrivati tutti un po' alla posizione che mi permetto di dire il Partito Democratico, con il suo segretario aveva espresso dall'inizio, cioè ci vuole una figura di
alto profilo, riconosciuta, neutrale, cioè che non sia chiaramente di nessuno schieramento in maniera troppo definito, troppo marcato, che rappresenti l'unità nazionale e che sia garante della Costituzione. Questo tipo di identikit un po' restringe il campo a 4 o 5 figure, che sono più o meno i nomi che stanno circolando in questo momento, alcuni li avete fatti, il nome di Cassese di Elisabetta Belloni, ce ne sono altri, c'è il nome Giuliano Amato, che è un nome molto importante, che dovrebbe essere il prossimo presidente della Corte Costituzionale, c'è naturalmente anche Mario Draghi, e certo c'è anche l'ipotesi diciamo di un Mattarella bis. È un'ipotesi, io su questo concordo abbastanza con il direttore Fabio, è un'ipotesi un po' serve qualcuno anche che possa convincere Mattarella. Come si convince Mattarella? No, ma io non so come si convince Mattarella. Quello che so è che Mattarella più volte ha fatto sapere che è giusto dopo 7 anni si cambia, cioè ci sia 7 anni per la presidenza di un'istituzione della Repubblica, in questo caso sono tanti, non sono pochi. Sì. Napoli l'ha fatto una volta, però è difficile che ci sia la seconda volta la stessa identica cosa. Anche Napolitano nel discorso di reinsediamento fece capire qual era la condizione della nostra politica. Vado dal professor Girelli. L'eredità di Mattarella, se c'è questa eredità, e poi è impossibile un secondo mandato a questo punto? Mattarella abbia manifestato molto chiaramente quelle che sono le sue intenzioni personali. Sì. Anche perché credo che sul piano istituzionale lui non vorrebbe che subito dopo, diciamo, l'esperienza del presidente Napolitano si ripetesse il caso della seconda elezione del capo dello Stato, non vietata dalla Costituzione, ma che però non è proprio in linea con quella che è la figura del Presidente della Repubblica, che ha un mandato anche molto lungo, insomma di 7 anni. Detto questo, non voglio essere pessimista. Qualora mai, ma non lo auspico assolutamente, non si riuscisse a trovare una soluzione, gli scrutini si susseguono senza successo, se si riproponessero quelle condizioni purtroppo che si verificarono quando venne rieletto Napolitano, per cui tutti i partiti, visto che non riescono a mettersi d'accordo, come si dice, cap in hands, tornano da Mattarella e lo pregano di essere rieletto, questa è la domanda di prima. Credo che Mattarella, forzando se stesso, sì, per spirito di servizio della Repubblica, a quel punto, quasi costretto dalle circostanze, potrebbe dare una disponibilità, e immagino che in questo frangente, che non auspico, nel suo discorso di insediamento farebbe un discorso analogo a quello che fece allora il presidente Napolitano, che fu di fortissimo, come dire, richiamo alle forze politiche sulle loro responsabilità. Esatto, che è quello a cui facevo riferimento io prima. Direttore Gianluca Fabi, i retroscenisti politici spesso e volentieri hanno parlato anche di un accordo, se possiamo chiamarlo così, tra Mattarella e Draghi. Mattarella chiama Draghi e dice, in soldoni, vieni qui al governo, aiutami, e poi per la corsa al colle io mi faccio da parte e andiamo avanti il tuo nome. Sbaglio? Ma questa è una delle ipotesi che ovviamente fanno i colleghi che diciamo si occupano di questo, appunto, di svelare i retroscena veri e presunti di queste situazioni. Mattarella ha chiamato Draghi per guidare il paese in una fase emergenziale. Non so se ci fosse questo tipo di accordo. Io su questo francamente eviterei conclusioni, diciamo così. Quello che vorrei sottolineare rispetto anche alle parole del professor Girelli sono appunto il fatto che io tenderei a scongiurare l'ipotesi di Mattarella. Perché allora intanto si creerebbe anche un precedente, una consuetudine. Il prossimo presidente della Repubblica, poi, se non viene, come dire, corteggiato per un secondo mandato, diciamo che sarebbe l'unico presidente della Repubblica dopo tanti anni che, diciamo, si sentirebbe quasi mortificato, se vogliamo, con questi due precedenti, no? E quindi si creerebbe una consuetudine tra virgolette pericolosa. Il secondo motivo è quello che sottolineava il professore.
Ci fu quel clamoroso e mirabile discorso di Napolitano dove disse ai parlamentari che lo avevano appena rieletto, quindi non è che lo disse in un altro contesto, invece praticamente di ringraziarlo, di ringraziarli, gli disse: guardate, io sono qui, lo faccio, ma è a causa delle vostre responsabilità se mi ritrovo di nuovo qui. Io credo che il Parlamento non voglia, diciamo, finire in questo imbuto. E più che altro si cercherà attraverso questi nomi che sono veramente super partes rispetto agli altri, si cercherà una soluzione. Per questo volevo chiedere all'onorevole Poddati di spiegare anche a chi ci segue, perché ovviamente tutta questa situazione viene subito magari bollata un po' retoricamente come i partiti che non sanno trovare una soluzione, i partiti in difficoltà. Per carità, ci sono delle difficoltà, magari ci sono stati anche degli errori, però io credo che vada compreso che in questa fase non bisogna solo trovare un presidente della Repubblica, ma per la fase politica e storica che stiamo attraversando, cioè con un governo importante di larghe intese e con tutti i partiti dentro quasi, con Draghi che appunto si è assunto questa responsabilità e Il tutte le nonno, diciamo, cose come ha detto che lui bisogna stesso. fare, esatto, qui c'è un'elezione di un presidente della Repubblica che però deve essere armonico e in grado di supportare anche, se vogliamo, istituzionalmente il quadro politico che c'è in questo momento. Se si fa un errore di scelta, indipendentemente dal profilo, sicuramente autorevole del prossimo presidente, c'è il rischio che la maggioranza venga meno e, diciamo, una caduta del governo in questo momento non sarebbe proprio auspicabile da nessuno. Sì, ma intanto bisogna che noi andiamo anche un po' indietro nel tempo. Nel 1973 Giovanni Leone fu eletto al 23° scrutinio e Pertini fu eletto al 20° voto. Cioè, quindi vuol dire che poi anche nel passato ci sono stati tanti e tanti momenti di dibattito e di discussione in Parlamento per eleggere il capo dello Stato, perché si tratta di un'elezione importante, solenne, che impegna, diciamo, il Paese per 7 anni. Quindi non è una cosa sbagliata che i partiti meditino, riflettano, si incontrino e valutino bene qual è il profilo giusto e qual è il profilo più adatto. Detto questo, come lei giustamente diceva, viviamo un momento difficilissimo, cioè noi siamo ancora immersi in una pandemia, abbiamo bisogno di un governo che dia stabilità al paese, che affronti il Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza, che affronti una situazione economica e sociale non semplice, la situazione sanitaria ancora complicata. Quindi è chiaro che l'elezione del Presidente della Repubblica deve aiutare a stabilizzare il quadro politico, non a destabilizzarlo. Ecco perché è un passaggio abbastanza delicato. Ora, però, siamo arrivati a tracciare il profilo, che è quello appunto di una figura che deve essere super partes. Abbiamo compreso che questo profilo coincide con 4-5, diciamo, nomi molto importanti, tutti molto importanti. Io credo che nelle prossime ore ci si incontrerà e si cercherà di capire tra questi nomi qual è quello che meglio garantisce sia, diciamo, la stabilità del paese e questa connessione sentimentale che ci deve essere tra il Presidente della Repubblica che ci rappresenta e in qualche modo, diciamo, in cui ci dobbiamo riconoscere tutti e la stabilità di governo che il paese deve avere. Ultima questione, che non è per niente secondaria, ovviamente. Al prossimo Presidente della Repubblica spetterà poi anche il compito da un certo punto di indire le elezioni, perché nel 2023 comunque il Parlamento, questa legislatura finisce, quindi ci vuole una figura che sia per il centro-sinistra, sia per il centro-destra, sia per la garanzia di imparzialità che è molto importante per arrivare al voto. Assolutamente d'accordo, onorevole. Una cosa però, tanti sono stati i nomi fatti, molti sono stati anche scartati nel mentre, dalla prima a questa quarta giornata. Adesso però il nome della Belloni, diciamo che cerca di riunire un po' tutti, cerca di far rimanere così compatto il Movimento 5 Stelle che sembra anche aver traballato un po' il Partito Democratico, anche lì. Sembra essere d'accordo sulla figura della Belloni, così anche i leghisti non hanno posto alcun veto. Su questo nome si può veramente giocare, si può veramente buttare tutto il Fare all-in. fare all-in come il poker. Può darsi, cioè, noi abbiamo detto come Partito Democratico che è un nome assolutamente plausibile, importante, ma ripeto, però adesso non mi faccio dire di più, come lo sono gli altri che sono emersi, perché anche il nome di Draghi è molto importante, anche il nome di Giuliana Amato è molto importante, c'è ancora
il nome di Pier Ferdinando Casini. Quindi ci sono delle soluzioni molto interessanti, c'è Sabino Cassese. È chiaro che, diciamo, ogni profilo ha dei pro e dei contro, dà delle indicazioni Ovviamente, positive e ovviamente, delle certo. possibili controindicazioni. Ora bisogna riflettere su questi e decidere qual è la scelta più adatta per il futuro del paese. Come diceva anche il direttore, io sono molto d'accordo, c'è la carta Mattarella, però la carta Mattarella è estrema ratio, cioè vuol dire Per che non c'è più disperazione, non abbiamo un nome, cerchiamo di puntare su Mattarella, andiamo sul disperazione, sicuro. no, perché Arriverà sarebbe prima strano. Draghi, però, dati. Arriverà prima Draghi a questo punto, eh? Beh, Draghi io l'ho sempre considerato fin dall'inizio il profilo probabilmente più forte. Professore, la Allora, figura di Mario Draghi, perché allora. dopo 4 giorni siamo tornati al punto di partenza. Perché l'ipotesi Mattarella non è Sì. auspicabile? Perché significherebbe il fallimento della politica, che È chiaro. invece in questo frangente istituzionale delicatissimo, no, è chiamata veramente a mettere tutte le proprie migliori energie per individuare il Presidente della Repubblica. La peculiarità del passaggio di questi giorni è che, come dire, in gara c'è il Presidente del Consiglio in carica, cosa che non era mai capitata prima, o meglio, è successo che chi era stato Presidente del Consiglio venisse poi eletto Presidente della Repubblica successivamente, in Però secondo non nello momento. stesso momento. Certo, Assolutamente. è il caso di Antonio Segni, Francesco Cossiga, Carlo Azeglio Ciampi, Ciampi. su cui, voglio dire, mi viene in mente il titolo di un libro di qualche anno fa sulla sua figura di Bruno Vespa, che si intitola Il super presidente, no? Sembra un vaticinio rispetto alle vicende veramente che stiamo commentando adesso. E allora la matassa è abbastanza ingarbugliata perché evidentemente le forze politiche sono impegnate non solo in quella delicatissima opera di individuazione del Presidente della Repubblica, ma anche, io credo, a immaginare quello che è lo scenario futuro nel momento in cui Mario Draghi dovesse diventare Presidente della Repubblica e perciò solo non potrebbe più essere Ecco, Presidente del ipotizziamo Consiglio. infatti nel caso in cui Mario Draghi andasse al Colle, qual è lo scenario direttore dal punto di vista poi del governo? Mario Draghi al Colle, lo scenario è che lascia scoperta ovviamente tutta la parte che riguarda il governo che prima affrontavamo con Noddati. E anche qui mi sembra, come dire, una scelta un po' spericolata. Che fine Anche fa il Piano Nazionale perché di Ripresa e Resilienza? Che fine fa poi anche vabbè, questo? ma allora, attenzione, lo farà qualcun altro, perché Certo, adesso non è non è che che rimane là, no, chiaro. non è che possiamo ibernare Draghi e lasciarlo alla presidenza del Consiglio nei prossimi 50 anni, no? Quindi adesso, senza esagerare, con tutto rispetto per Mario Draghi, qua, se non ci sarà più Mario Draghi a guidare il governo, ci sarà qualcun altro, perché altrimenti veramente dopo diventa come Batman per Gotham City. E, il problema è che ovviamente farlo in corso d'opera non è sicuramente una mossa di equilibrio, creerebbe qualche problema, qualche tensione nella maggioranza che in questo momento lo sorregge il governo, perché parliamoci chiaro, ovviamente Draghi è un collante un po' per tutti. Chiedo al professor Girelli, è una mossa spericolata un pochino anche dal punto di vista costituzionale, perché per la prima volta il Presidente del Consiglio diviene a legislatura in corso il Presidente della Repubblica. E se non sbaglio, non interverrebbe un articolo della Costituzione che prevede che il ministro più anziano vada a supplire a quel posto e Presidente del poi non ci Consiglio. sarebbero le consultazioni che farebbe Draghi. Quindi, insomma, sarebbe un movimento di pedine un po' anomalo e forse mai accaduto prima. Sì, è un'ipotesi senz'altro inedita. Allora, immaginando che il Presidente Draghi diventi Presidente della Repubblica, forse possiamo pensare a due vie. Uno un po' più formalistica, è un po' più tortuoso, e un'altra un po' più lineare, ma il risultato sarebbe sostanzialmente lo stesso. Allora, a un certo punto si capisce che c'è l'accordo politico, si vuole eleggere il presidente Draghi e dovrebbe essere un'elezione a larghissima maggioranza, chiaramente, per evidenti ragioni di opportunità Ovviamente. politica, costituzionale, di stabilità economico-finanziaria rispetto anche ai nostri interlocutori internazionali. Anche d'immagine con l'Europa, no? Perché poi la domanda che le volevo fare era anche questa, professore.
E allora, una volta che nella sostanza si sa che lui verrà eletto, diciamo, o il Presidente del Consiglio si dimette, poi viene eletto Presidente della Repubblica, nel frattempo le funzioni del Presidente del Consiglio vengono esercitate dal ministro più anziano di età, come stabilisce la legge 400 del 1988. In questo caso Renato Brunetta. Esattamente. Sì. Una volta che poi il Presidente della Repubblica entra nelle funzioni, a questo punto il ministro Brunetta salirebbe al colle per i necessari raccordi, il governo sarebbe già dimissionario e chiaramente il Presidente della Repubblica dovrebbe procedere alle consultazioni per nominare un nuovo governo. Oppure Draghi resta in carica, viene eletto, nel momento in cui giura di fronte alle Camere riunite entra nelle funzioni di Presidente della Repubblica e siccome l'ufficio di Presidente della Repubblica, come dice la Costituzione, è incompatibile con qualsiasi altra carica, ope Costituzionis in quel momento non è più il Presidente del Consiglio. La legge 488 in realtà prevede l'ipotesi di impedimento temporaneo o di assenza del Presidente del Consiglio. Il fatto che lui sia diventato Presidente della Repubblica però non è un impedimento temporaneo, questo è più vicino all'ipotesi che in dottrina si è studiata di morte del Presidente del Consiglio. Auguriamo al Presidente Draghi vita lunghissima e piena salute, no? Perché nel caso in cui lui diventa Presidente del Consiglio non è che il Presidente della Repubblica non è che è impedito a esercitare le funzioni di Presidente del Consiglio, non lo è proprio più. In questo, allora, automaticamente scatta la supplenza del ministro più anziano, perché in questo caso, in questo governo non è stato attribuito a nessuno il ruolo di vicepresidente del Consiglio, e quindi a questo punto si procede come prima. Il ministro più anziano sale al colle, rimette il mandato del governo che non si era dimesso, e si procede con le consultazioni. Potrei dire un aneddoto storico che però non è un precedente conferente, perché chiaramente le due figure di Presidente della Repubblica e di Presidente del Consiglio nel nostro assetto costituzionale devono essere nettamente distinte. Separate. Ovviamente. Però c'è stato un passaggio storico in cui invece le due funzioni sono state esercitate dalla stessa persona. Quando? Allora, dovete sapere che il decreto, lo ricordo a me stesso, il 1948. Il decreto legislativo luogotenenziale numero 98 del 1946, una delle cosiddette costituzioni provvisorie, stabiliva che qualora mai il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 avesse dato come esito la vittoria come Stato della Repubblica, l'Assemblea Costituente, eletta sempre il 2 giugno 1946, come primo atto avrebbe dovuto eleggere il capo provvisorio dello Stato, che sarà poi Enrico De Nicola. Però lo stesso decreto legislativo luogotenenziale stabiliva questo, che tra il momento di proclamazione dell'esito del referendum e il momento di effettiva elezione del capo provvisorio dello Stato, in quel lasso di tempo le funzioni di capo dello Stato, visto che Umberto II non era più il capo dello Stato, sarebbero state esercitate dal Presidente del Consiglio allora in carica e quindi allora Alcide De Gasperi per una quindicina di giorni esercitò entrambe le funzioni. Beh, in realtà è una questione talmente tanto complicata che molti infatti dicono di no. Esatto. Oddati, per chiudere, che immagine stiamo dando all'Europa? No, intanto volevo dire su questo punto che nel momento in cui viene eletto il Presidente della Repubblica non è ancora in carica. Entra in carica quando giura. Infatti. E quindi c'è un tempo nel quale il Presidente del Consiglio si può dimettere perché non è ancora Presidente della Repubblica. Quindi l'ipotesi che faceva il professor Girelli, la seconda, non è proprio così. Cioè nel senso che lui ha comunque un tempo nel quale si può dimettere e naturalmente in quel tempo rassegna le dimissioni dopo eletto e poi quando giura davanti diciamo alle Camere diventa Presidente della Repubblica, quindi lo può fare. Naturalmente è certo un passaggio molto delicato, da questo punto di vista sono molto rassicurato, nel senso che la Costituzione italiana e il nostro ordinamento legislativo consentono, come abbiamo visto, tutte le possibilità, perché ogni cittadino che abbia più di 50 anni e se nelle condizioni
di legge previste può diventare Presidente della Repubblica, compreso appunto il Presidente del Consiglio. Sarebbe assurdo se il Presidente del Consiglio non potesse essere eletto. Detto questo, io penso, diciamo, che nelle prossime ore avremo una soluzione. Cioè, mi pare che i partiti stanno lavorando e si sta ragionando progressivamente, quindi non sono molto preoccupato. Anzi, penso che tutto sommato eleggeremo il Presidente della Repubblica in un tempo che non è molto lungo Sì, rispetto ha ad detto altri. Renzi che sarà domani, eh. Quello Beh, che ha detto Renzi Renzi. aveva già detto Sì, che sarebbe vabbè. stata Sì, sicuramente la quarta domani al più scelta. tardi dopodomani, ma insomma, Ci siamo. siamo, ecco, ci siamo. Siamo in condizioni di riprendere la strada anche sul governo. Vorrei dire l'ultima cosa. Sì, poi andiamo dal direttore. Sì, anche se il presidente diciamo, del Consiglio dovesse diventare presidente della Repubblica, io vedo però la prospettiva di rimettere in piedi un governo, perché avremmo un presidente della Repubblica che tutti consideriamo molto forte, legittimato, che ha un sistema di relazioni interne e internazionali molto importanti. E che non credo che come primo atto voglia sciogliere le Camere, ecco. Vorrebbe dare continuità al governo di cui egli stesso è stato protagonista e che ha messo in campo. Quindi, da questo punto di vista, io sono più tranquillo di molti altri. Poi, quanto durerà il governo, questo lo vedremo. Manca un Però, non anno, si. ma lì anche è da tenere un anno, non stiamo No, parlando è già di confusione un anche lì. qualcosa. La mia Sì, cosa è che confusione. arriverà nel 2023, cioè alla fine della legislatura, però. Se anche si votasse un po' prima, 6 mesi prima, non sarebbe una tragedia. La cosa importante è che le risorse del PNRR, anche diciamo, l'uscita dalla pandemia, che ancora non c'è, e questo è il punto di fondo, devono essere assicurate al Paese. Noi non possiamo dire ai cittadini, andiamo a votare, la pandemia è ancora in corso, ieri 200.000 positivi e 400 morti. È vero che la campagna vaccinale sta andando avanti e purtroppo diciamo, sono i non vaccinati in questo momento esposti ad un pericolo per sé e per gli altri, però insomma dobbiamo avere un governo Assolutamente. in campo. Anche lì poi ne parleremo. Più forte Direttore, sarà il Presidente della Repubblica, più avremo un governo. Ecco, questa è la mia opinione. una Grazie. fotografia giustissima, dati. Direttore, in conclusione, poi dobbiamo andare in pubblicità. Sì, ma una fotografia che ribadisce tra l'altro che il Partito Democratico tiene in piedi l'ipotesi di Mario Draghi, e questa spiegazione che ho dati è, diciamo, convincente nel prospettare quello che potrebbe essere il futuro del governo. Cioè, il governo si tiene perché comunque Draghi, con la sua autorevolezza diventa Presidente della Repubblica, ma rimane, come dire, un punto di riferimento per procedere a determinate cose che devono fare, che si debbono fare, anzi, a livello legislativo. Le chiedo dati, tra l'altro il dato di oggi, per bocca, tra l'altro non di un vostro compagno di partito, ma di Vito di Forza Italia, dell'onorevole Vito di Forza Italia, che ha detto è venuto fuori con l'assenza della Lega di Salvini che il centro-sinistra con 538 votanti è autosufficiente. Insomma, di colpo ho dati da quella che doveva essere un po' un'egemonia del centrodestra sull'elezione del Presidente della Repubblica. Voi potreste decidere di fare anche con un colpo di mano di eleggervi un vostro, come dire, prescelto. Ma non lo vogliamo fare però, Abbiamo capito. perché questo significherebbe mettere appunto a repentaglio un governo, perché a quel punto sarebbe molto più complicato avere una maggioranza. Puoi eleggere un presidente con 10-15 voti di scarto, però poi dopo non puoi tenere in piedi un governo e il Paese ha bisogno di un governo. Noi dobbiamo avere un grande senso di responsabilità in questo momento. Beh, soprattutto in questo momento che abbiamo E più l'abbiamo detto volte prima. detto. Allora, noi vi ringraziamo per essere stati qui a pomeriggio con noi. Ringraziamo Odati della Segreteria Nazionale del PD, ringraziamo il nostro direttore Gianluca Fabi e ringraziamo anche qui in studio il professor Federico Girelli. Grazie Grazie, grazie a voi. mille. Noi torniamo tra pochissimo perché parliamo di Covid e scuola. Rimanete con noi.